Si è persa un'occasione con la legge di stabilità di prevedere un effettivo fondo a sostegno e ristoro dei truffati di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Invece è stato fatto uno stanziamento, tra l'altro, di importi irrisori, perché irrisorio è una somma di 50 milioni di euro spalmata in 2 anni, a fronte di danni per miliardi di euro. E poi del tutto inefficace è proprio l'individuazione poi di chi sarà rimborsato, perché si dice, lo si vincola al fatto di avere una sentenza definitiva o un altro titolo equivalente. Qua apriamo ovviamente l'opportunità di dover farsi carico, questi azionisti, al fine di ottenere il ristoro, di cause che con costi e con tempistica che non si sanno.